No, non li vedo. Bisogna deve chiudere i microfoni, Eccellenza. Deve chiudere il microfono, perché sennò non possiamo partire, ce ne sono voci sottofondo. È chiuso? C'è gente, sì. Deve chiudere il microfono e poi dopo. Sì, ma sarà tardi, sì. Ma era meglio andare tipo 5 o 6. Va bene, allora Ma ora religioso silenzio. no, sera, sì. Pronto? Perfetto, vai. Allora, buonasera a tutti, siamo nella sala conferenze della Biblioteca Nazarini di Prato, conosciuta e famosa per chi non lo sapesse, che questa è l'ex Cimatoria Campolmi, è un grande complesso di archeologia industriale situato proprio nel centro della città. L'insieme dei vari edifici sono stati parzialmente recuperati e si trovano qui non soltanto la biblioteca, che è la principale della città, il centro di documentazione e coordinamento del sistema bibliotecario pratese. Qui ci sono ben 2.500 tra libri, opuscoli e periodici provenienti da diverse fonti. Qui accanto poi abbiamo anche il Museo del Tessuto. Stasera, all'interno di una tournée da sfogliare, la rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura per il ciclo Incontri con l'autore, abbiamo con noi il giornalista, scrittore e direttore di Stampa Toscana, il giornale per cui io collaboro e lavoro, Piero Meucci, con il suo ultimo libro Ettore Bernabei, Il primato della politica. Volevo soltanto ricordare che quest'anno, il 16 maggio, sono stati festeggiati 100 anni dalla nascita di quest'uomo solido politicamente e culturalmente importante. Saluto gli ospiti che sono qui con noi questa sera. Innanzitutto il padrone di casa, l'assessore alla cultura Simone Mangani, Leonardo Bianchi, docente di diritto costituzionale all'Università di Firenze, professore di diritto anche dell'informazione e comunicazione. E abbiamo poi due collegamenti importanti, il collegamento con streaming con Monsignor Gastone Simoni, vescovo emerito di Prato, e Giovanni Bernabei, testimonianza di un figlio. Ricorderemo stasera quindi la figura di Ettore Bernabei attraverso il libro di Piero Meucci. Bernabei, è inutile che ve lo dico, insomma, è stato un protagonista del suo tempo, un giornalista autorevole, ha diretto ben due quotidiani, ha guidato ancora indimenticato la RAI per ben 14 anni e dopo una pur significativa parentesi da manager industriale, chiedo scusa, ha dato vita a uno dei progetti imprenditoriali e culturali più rilevanti e varati in Italia, la società di produzione televisiva e cinematografica Lux Vide. Io prima di entrare nel merito della serata lascerei la parola al padrone di casa, quindi a Simone Mangani, per introdurre e poi i nostri ospiti. Poi parleremo con Piero e Sua Eccellenza Simone. Buonasera a tutti. Io vorrei, se possibile, sovvertire l'ordine, nel senso che mi farebbe molto piacere invece ascoltare e poi eventualmente dire qualcosa successivamente rispetto ai nostri ospiti. Ringrazio davvero vivamente a nome dell'amministrazione comunale, signor Bernabei, a Sua Eccellenza, agli ospiti che sono qui con noi invece in sala, perché ritengo che dal confronto di stasera possano emergere ulteriori motivi di riflessione per tutti noi che abbiamo una responsabilità pubblica, tanto più a fronte di una figura come quella di Bernabei, che ha segnato 5 decadi della storia della nostra Repubblica, passando attraverso luoghi di responsabilità fondamentali per la crescita del nostro Paese. In un ruolo che è stato sì di primo piano, di primissimo piano in alcune occasioni, tant'è che ancora oggi si parla della RAI di Bernabei, ci si esprime in questi termini, ma che ha saputo anche essere al fianco di uomini di Stato e di governo che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese del secondo dopoguerra. Quindi presumo di avere molte cose da ascoltare con grande attenzione. Il titolo, mi permetto di dire, chiedo qua, è estremamente attuale, anche se in questo caso stiamo parlando di una biografia, ma è una biografia che si identifica in gran parte con la storia invece di un paese, ma è attuale molto più di quanto sarebbe stato alcuni anni fa, in questo tempo un po' peculiare che ci è dato di vivere. È attuale nel contesto europeo ed è attuale anche, mi permetto di dire, nel contesto italiano. Io chiudo qui in questo momento, poi.
posso senz'altro intervenire e anche rispondere certo. Delle domande se ci sono. Grazie. Certo, certo. Allora, Piero, cominciamo con te, poi lasciamo la parola al Vescovo perché non si fa troppo tardi. Allora, partiamo dal fatto che tu sei presidente di un'associazione importante, l'Associazione degli Archivi Cristiani nella Toscana del Novecento, ACTON, il cui scopo è chiaramente quello di raccogliere, ordinare, offrire poi dopo la consultazione di studiosi interessati alla documentazione prodotta da alcune personalità del cattolicesimo democratico fiorentino degli anni 50 e 60, vicini a sacerdoti come Don Giulio Facibene e Don Lorenzo Milani. Ecco, c'è un aneddoto che quando Ettore Bernabei diresse il Giornale del Mattino tra il 52 e il 56, durante i quali Lapida già dal 51 era impegnato col suo primo mandato da sindaco di Firenze. Mi sembra che Ettore Bernabei insieme a Dossetti si recò dalla Pira. Ecco, vogliamo ricordare questo episodio così tanto per chiarire un po' che figure si muovevano in quella Firenze del dopoguerra. Sì, bene, grazie Patrizia. Io ringrazio l'assessore Mangani, la Biblioteca Lazzarini per questa opportunità di presentare il libro sui diari di Bernabei, perché prima di rispondere alla domanda di Patrizia vorrei un po' spiegare come è nato, perché è accaduto questo, e come presidente degli archivi dei cristiani toscani del Novecento, la famiglia Bernabei, qui abbiamo Giovanni, il testimone che stasera parlerà, la famiglia Bernabei ha deciso di depositare 38 diari del padre, di Ettore Bernabei, che sono suddivisi in due periodi, dal 1956, quando fu chiamato a Roma da Fanfani a dirigere il popolo, fino al 1984, grosso modo la morte di Berlinguer, però l'ultimissimo episodio, poi sicuramente ne parleremo, è la discussione sul contratto a Raffaella Carrà, l'ultimissimo episodio del 1984 e i contrasti con Craxi su quel contratto, poi ne parleremo dopo. E il secondo periodo è dal 2007 al 2016, cioè lui ha ripreso a scrivere nella fase più tarda della sua attività e fino alla morte, cioè fino al 2016. La famiglia voleva diciamo celebrare, ricordare, commemorare il centenario della nascita, è nato a Firenze nel 1921, con un qualche contributo editoriale, diciamo, che poteva nascere dagli diari. Allora io mi sono messo a leggerli, complice il Covid, sempre a casa, 3500 pagine scritte a mano, ho cominciato naturalmente con l'approccio che può avere un giornalista, cioè vediamo se trovo qualcosa che possa fare notizia, che magari nessuno sapeva, eccetera. Effettivamente alcuni particolari, alcuni aspetti, alcune notizie inedite ci sono, insomma ho notato lo stupore dell'onorevole Piccoli, Flavia Piccoli, la figlia di Flaminio Piccoli, a leggere la lettera che Amintore Fanfani scrisse a Paolo VI quando Paolo VI di fatto lo obbligò a ritirarsi dalla corsa per il Quirinale nel 1964, che diciamo non era una cosa conosciuta. Però non è questo, ecco, non è una raccolta di scoop o di notizie inedite questo libro. Il vero scoop di questo libro è che Ettore Bernabei racconta in diretta quello che succedeva, diciamo, gli eventi che si succedevano in Italia dal 1956 al 1984 da una posizione privilegiata, cioè da una persona che partecipava come uomo di fiducia, come messaggero, come confidente di Amintore Fanfani, partecipava direttamente alla formazione delle decisioni e delle opinioni che portavano a decisioni di quel periodo, il che vuol dire vedere la politica dall'interno, direttamente dall'interno, ed è non soltanto l'interno della Democrazia Cristiana, cioè per cui appunto si vedono i rapporti fra i leader democristiani, il rapporto controverso fra Moro e Fanfani, no? L'inizio estremamente duro e difficile, in quanto Moro in quel momento, quando nel 1959 Fanfani fu costretto a dimettersi sia dalla presidenza del Consiglio sia poi dalla segreteria del partito, il suo successore nominato e scelto dai Dorotei, cioè da coloro che si erano
scissi dalla grande corrente fanfaniana di Iniziativa Democratica, l'avevano sfiduciato e avevano portato Moro alla segreteria. Ma poi piano piano questo rapporto si svolge, in qualche modo si rappresenta sempre di più un rapporto fra due leader che hanno veramente un progetto e una visione diversa sulla quale si scontravano, ma che li portava ad essere comunque due persone che avevano stima, rispetto e costruivano spesso insieme la politica italiana. Non era dunque la ricerca degli scoop, ma era il racconto direttamente fatto da lui attraverso questi diari, perché lui la sera, pur essendo direttore del Popolo prima, direttore generale della RAI poi, amministratore delegato di Italstat poi, la sera comunque trovava il tempo, la forza di volontà di segnare. Sto parlando, non si sente più. Sì. Si sente benissimo. Si sente, sì. Certo. Sì. Trovava il tempo di raccontare le cose che succedevano ogni giorno, e lo faceva con una precisione da giornalista. Cioè, non troverete nel libro niente che non sia virgolettato se è riferito a un'altra persona. Troverete sempre il riferimento alla fonte di colui che diceva quella cosa, o comunque esprimeva la sua opinione o come si sarebbe comportato. E anche quando nel periodo diciamo più buio, quello degli anni di piombo, la situazione diventava sempre più difficile e caotica, si riferivano alcune informazioni, alcuni interventi attraverso dei pseudonimi, degli iniziali. C'è per esempio una figura che lui chiama l'insonne, in quel periodo 76, 77, 78, che si vede che è uno molto informato su quello che fuori d'Italia si voleva. Ci sentite? Certo che la sentiamo, sì, abbiamo disattivato l'audio. Ecco, ora per venire, ora non la voglio fare lunga perché c'è da fare tante domande, però solo due battute su certo quello che mi ha chiesto la Patrizia. Sì, certo. Bernabei nasce come diciamo seguace di Giorgio Lapira, faceva parte del gruppo dei Lapiriani, e Giorgio Lapira insieme a Dossetti e poi insieme a Fanfani rappresentavano la corrente diciamo del cattolicesimo sociale. Cioè questo libro di Lapira, L'attesa della povera gente, che è un po' il manifesto diciamo di questa corrente democristiana di sinistra che cercava di applicare nella politica i principi evangelici, cioè l'attenzione sempre alle classi più disagiate e alla povera gente, come è il libro di Lapira. Mi fermo. Grazie. Allora adesso chiamiamo Sua Eccellenza Gastone Simoni, perché gli volevo chiedere proprio, adesso attiviamo l'audio, però non c'è il video, va bene uguale. Ecco fatto, vediamo un po'. È sparito, attiviamo l'audio. Proprio ora. Vediamo un po'. Ecco. Perfetto. Allora, Monsignor Simoni, Ettore Bernabei fu molto vicino da Vittorio Fanfani e nel 1956 venne chiamato a dirigere Il Popolo, organo di stampa della Democrazia Cristiana. Si trasferì quindi a Roma. Il 56 segna un po' la data del suo ingresso in politica. Ecco, c'era già all'epoca un progetto di costituire un partito dei cattolici, e su questo partito dei cattolici io volevo un suo contributo, perché lei, ecco, ha più di una volta sottolineato l'importanza dell'ingresso dei cattolici nella vita politica italiana. Bisogna attivare l'audio, no? Va attivato l'audio. Sì, però non so se... un po' se mi sente. Richiesta inviata, attivare l'audio. Deve attivare il microfono. Ma speriamo, attivi un po' il microfono, mio Natalino. Perfetto, ha sentito la domanda? E ora di nuovo qui. Allora, sai che come si tratta? Sì, può parlare, adesso può parlare. La sentiamo forte e chiaro. Può parlare. Prego. Può parlare.
Mi sente Natalino? L'audio va bene. Non lo sentiamo. No, ha disattivato il microfono. Infatti non capisco perché. Non si sente. Dovrebbe attivare il microfono. Sì, possono avere un messaggio. Siamo in diretta. Purtroppo i mezzi sono questi, cioè purtroppo ci consentono di avere importanti relatori anche a distanza, però le difficoltà sono queste poi. Mi sente, Sua Eccellenza? Magari se no col telefono potremmo sentirlo. Vediamo un pochino, se no... Provate a telefonare al segretario. Purtroppo la linea va e viene. Va bene, allora Giovanni, ci sei te? Allora, la domanda l'avevo fatta a Monsignore Simoni, ma più che altro per quanto riguarda l'ingresso dei cattolici in politica. A te invece, visto che comunque il libro l'ho letto anche quest'estate, è un libro in cui la famiglia viene trattata in maniera molto marginale. Ecco, tu sei figlio di Ettore, quindi volevo sapere perché, come mai tuo papà non ha inserito anche aspetti della famiglia in questo diario, perché poi il diario di Piero è comunque una parte, diciamo, di ciò che lui ha scritto, ma diciamo, in tutta la mole che ha lasciato Ettore Bernabei, comunque non ci sono riferimenti familiari. Sì, in effetti... Va fatto di più nella parte residuale, quella che, come diceva Piero, è stata scritta dal 2007 al 2016, poco prima della sua morte. E invece prima si è dedicato prevalentemente ai fatti veramente, in realtà, più legati alla democrazia cristiana, alla politica, e meno anche alla sua attività lavorativa vera e propria. Infatti io, che sono nato esattamente 40 anni dopo di lui, quindi quando era da poco entrato in Rai, vi volevo leggere un pezzetto proprio dei giorni della mia nascita. Vai. Io sono nato il 19 giugno, invece il 22 giugno scrive: il programma del governo è il consueto documento grigio, tipico della maggioranza ambigua. Fanfani parla di situazione insostenibile. Il governo, pensa Bernabei, si sta trasformando in un regime. Bisogna che Moro si decida a mandarlo via subito, prima che nascano. Non sentiamo niente. Voi mi sentite? Sì, la sentiamo. Scusa Giovanni, approfittiamo che allora, sentiamo. Quindi allora lui può parlare, però sì, la parola ce la devi dare. Sì. Non sento più l'audio, è andato via. L'audio mi sente? Non sento, l'audio non c'è. No, non sta parlando, è muto, ma poi c'è l'icona. Allora prego Giovanni, scusami, vai. Nel frattempo che si collega, abbiamo questi problemi stasera. Allora, scusa, ti ho interrotto. No, stavi dicendo, stavo raccontando questo fatto, che è un po' un prodromo di quello che è un leitmotiv del libro. Cioè Fanfani. Sì, vai. E mio padre si parlavano. E poi mio padre riferiva a Moro e viceversa. Quindi l'attività lavorativa del campo era importantissima ed è sempre stata ad altissimi livelli. Però l'attività di uomo di fiducia, qual era il titolo del primo libro che scrisse il babbo, era sempre presente e nei diari si legge tutto questo andamento del partito che lui ha vissuto in prima persona, perché essendo direttore del Popolo, che era l'organo della Democrazia Cristiana, ovviamente doveva
avvalersi dei rapporti con il segretario cristiano, con il presidente, ma poi anche con coloro che allora avevano il governo in mano. E quindi, tornando alla domanda, la nostra situazione familiare di 8 figli, 4 nati a Firenze, 4 a Roma, e quindi una famiglia impegnativa, che lui sempre veniva a pranzo tutti i giorni, sempre aveva comunque il suo impegno familiare, ma noi lo vedevamo anche scrivere, e poi però non ci siamo mai resi conto della mole che, come ha detto Piero, era così imponente. Ma solo quando, dopo la sua morte, abbiamo ritrovato tutte queste agende, tutti questi quaderni, ci siamo resi conto di quanto fosse stata importante la sua presenza come uomo ombra della Democrazia Cristiana, ma fondamentale sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ecco, io adesso faccio questa domanda. Tu prima hai detto che in realtà Amintore Fanfani parlava ad Ettore e poi Ettore parlava con Moro, quindi diciamo un po' una funzione di cerniera, un'immagine che mi viene ma che è stata ripresa anche nel libro. Quindi quest'idea di uomo cerniera in effetti è abbastanza calzante, nel senso che comunque era un periodo in cui bisognava comunque mettere insieme le due anime, le diverse anime di un partito che era quello della Democrazia Cristiana, che comunque non era un partito in cui esisteva l'uomo solo, ma era fatto di tante anime. Quindi com'erano poi di fatto questi rapporti? Ecco, non so se posso chiedere a te, Giovanni, oppure posso chiederlo a Piero o a chi vuole intervenire, perché è una domanda chiaramente aperta, nel senso che... Ma io farei solo una battuta, poi lascio a Piero la parola, perché io credo che non solo il collante, comunque il tramite, fosse tra Moro e Fanfani, ma anche con il Vaticano. Questa era la grande forza di un uomo come mio padre, che riusciva contemporaneamente a far dialogare tutte e tre le figure, che poteva essere il segretario di Stato, ma spesso lo stesso Papa. Non a caso nelle foto del libro abbiamo le foto con 5 papi, quindi non è stato solo all'inizio, ma è stato anche durante tutta la sua vita, che poi ha continuato sempre, anche quando la Democrazia Cristiana è scomparsa, a fare da comunque interlocutore ad altissimo livello, e a quel punto anche tra il Vaticano e i paesi esteri, vedi la Russia e vedi gli Stati Uniti. Grazie Giovanni. Piero, allora questa domanda la faccio a te. L'importanza di questo ruolo che aveva Ettore Bernabei, famosa, abbiamo definito cerniera, poi insomma, che in realtà è riduttivo, però insomma spiega bene, è un'immagine che spiega bene l'importanza di quest'uomo. Quindi questi rapporti che lui teneva tra Fanfani e Moro, perché poi con Moro le cose non è che andavano sempre bene, quindi se puoi spiegare un po' com'è questa dualità che poi a un certo punto trova una convergenza anche per il bene dell'Italia. Sì, devi accendere. Ecco. Ora, sì. No, volevo intanto dire che Giovanni è stato quello che ha scelto le foto. Giovanni è stato un grande collaboratore, diciamo, di questo giornale, di questo libro. Volevo dire semplicemente questo, nel senso che chiaramente le note del diario sono note personali, private, non destinate alla pubblicazione, per cui diciamo ci sono moltissime sfoghi a un certo punto sulla situazione delle correnti della Democrazia Cristiana. Alcuni le considera, diciamo, stigmatizza sempre l'interesse personale, il fare interessi di altri al di là del bene del paese e della linea che può essere ritenuta giusta per il governo del paese. E naturalmente questi personaggi che noi abbiamo conosciuto dall'esterno, da Rumor, Forlani, Piccoli, compaiono in diverse
come posso dire, parti in causa, cioè spesso sono alleati, spesso sono contrari e cercano di togliere, diciamo, il potere, parte del potere a, a Fanfani. Insomma, c'è questa dinamica che è propria, diciamo, della dinamica del potere. Ora diceva l'altro giorno Cirino Comicino in una presentazione, sì, del sentito, libro, diceva appunto che era una lotta di potere classica, però era il potere per poter fare qualcosa, far passare, diciamo, la propria visione di quello che doveva essere la risposta ai problemi del paese, lui diceva da vecchio democristiano. Ma comunque in parte Bernabei viveva questo aspetto. L'unico personaggio che compare come una sorta di figura che non è quasi mai presente ma che aleggia è Andreotti. Infatti questo, poi volevo arrivare anche a questo, cioè quasi perché? Una cosa assurda che un personaggio come politico come Andreotti, sì, che poi nel bene e nel male è stato comunque presente sulla scena politica italiana per tantissimi anni, Ettore Bernabei quasi lo ignora. Sì, no, lo ignora, ma insomma poi diciamo in qualche modo vengono fuori battute o momenti particolari in cui si vede che Andreotti era l'avversario dei Fanfani e dei fanfaniani e dunque doveva essere considerato come l'avversario, diciamo, che doveva in qualche modo essere sconfitto, mm-hmm, perché la sua abilità viene fuori, l'abilità di Andreotti, continuamente. Certo. Naturalmente nell'ultima, nella parte 77-78, la parte, certo, della solidarietà, esatto, nazionale, Moro, è chiaro, ma anche prima, diciamo, le manovre di Andreotti nei vari congressi della Democrazia Cristiana emergono e sono interessanti anche per ricostruire la figura di Andreotti. A un certo, certo, punto dice, Andreotti dice che voterà De Mita, ma si sa che Andreotti non vota mai poi nel congresso quello che dice che avrebbe votato, per dire, per dire come il personaggio è sempre ambiguo. Quindi questo ruolo comunque cerniera, questo che aveva Ettore Bernabei, lo possiamo eventualmente anche applicare all'informazione, al suo ruolo nella RAI? Lui entra in RAI tra il 61 e il 74, quindi 13 anni di gestione della RAI, nascono i grandi, le grandi trasmissioni, i grandi film, telefilm, da Manzoni, Cronin, l'Odissea dei Romanzi, e gli Atti degli Apostoli, Mosè, Gesù di Nazareth. E lei, professor Bianchi, è professore di diritto dell'informazione, quindi Bernabei in un certo qual modo stravolge anche la RAI e diciamo, si occupa di dare un'immagine della RAI pluralista. Ecco, il suo punto di vista su questo, quindi prego. Sì. Quindi sì, in effetti questo, ci sono alcuni aspetti, insomma, di cui si è già parlato sull'impegno politico, diciamo, che sono particolarmente interessanti. Io mi piacerebbe, ma poi casomai ci ritorniamo su, proporre questa immagine di Bernabei come sarto, per così dire, della politica, nel senso più nobile del termine. Ecco, venendo alla vicenda appunto della RAI, insomma, che in qualche maniera però trova la sua anticipazione prima nella direzione del Giornale del Mattino e poi nella direzione del Popolo, così incidentalmente, nella direzione del Giornale del Mattino sostanzialmente faceva un'esperienza di pluralismo a Firenze, perché nel diciamo, sappiamo bene come, per esempio, con riferimento alle giunte La Pira, vi fosse un orientamento ostile come linea politico-editoriale della Nazione, e quindi in qualche maniera c'era anche questa esigenza. Però quello che mi interessa è proprio questo, l'esperienza, sottolineare il ruolo, perché forse una valutazione, diciamo, che dovrebbe essere, come dire, un po' rimessa a tema, il ruolo di Bernabei nel pluralismo dell'informazione, no? Perché dico questo? Perché tutti quella produzione audiovisiva e culturale a cui faceva riferimento Patrizia Scotto di Santolo, credo che sia qualificante. Mi verrebbe da dire, però, scusate, voglio citarlo perché è importante, che anche l'esperienza del maestro Manzi di Non è mai troppo tardi è ascrivibile alla figura di Ettore Bernabei, e
poi se volete, se questo poi se ne parla dopo, l'attualizzazione del messaggio di Ettore Bernabei, cioè cosa ci dice Ettore Bernabei sulla base della sua esperienza politica e professionale a noi per l'oggi e per il domani, credo che sia una domanda che ci interroga. Ma tornando sul pluralismo dell'informazione, secondo me va messo in evidenza questo aspetto. Vedete, le sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto quelle del 74, quelle che aprirono il monopolio pubblico al pluralismo, furono lette in qualche maniera in contrappunto all'esperienza che era stata della RAI fino a quel momento, era fortemente diciamo legata alla figura di Ettore Bernabei, direttore generale. Ecco, però diciamo anche come stanno le cose, perché quando arriva Ettore Bernabei in RAI partono le prime esperienze di pluralismo davvero dal punto di vista politico. Le tribune elettorali, le tribune sindacali, le tribune politiche, le tribune stampa partono con Bernabei. E voglio dire, al netto del fatto che se le vediamo oggi con l'occhio del telespettatore del 2021 possono, come dire, risultare un po' più difficili da seguire, ma lì c'era davvero i politici che c'erano davvero i politici che facevano i politici e i giornalisti che facevano i giornalisti, scusate, perché io qualche piccolo ricordo, diciamo, ce l'ho, ecco, da questo punto di vista. E se devo fare il paragone con i talk show di oggi, diciamo, sarei abbastanza in difficoltà. Bernabei fu, diciamo, un promotore, un formatore di una classe giornalistica che non era soltanto di orientamento o di estrazione cattolica o cristiana. I più grandi giornalisti, non solo degli anni 60, ma 70, 80, 90, che si sono formati di diversi orientamenti culturali, si sono formati nella stagione in cui la RAI aveva Bernabei come direttore generale. Qui parliamo, abbiamo parlato del Bernabei politico in rapporto con, poi possiamo parlare di Bernabei credente, uomo di fede, nei suoi rapporti con la Chiesa, ma la lungimiranza e la capacità anche di Bernabei era quella nello scovare, per così dire, i talenti nelle diverse culture. Lui in qualche maniera, senza aver bisogno di gestirlo applicando la legge, per così dire, l'ha promosso il pluralismo in questa maniera, attraverso la formazione di una classe giornalistica anche manageriale. Starei quasi per dire che dopo è successo l'opposto, cioè al momento in cui il principio pluralistico da principio costituzionale è diventato, diciamo, oggetto di legislazione, poi quando si è passati alla sua applicazione è degenerato nella lottizzazione e in tutta una serie di problemi legati a un approccio anche di iperregolazione, per esempio della RAI. Ha cambiato tantissime leggi sul consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore generale, l'ultima anche alla fine del 2015. Possiamo dire che il problema ad oggi il rapporto tra politica e RAI è risolto? No, perché probabilmente non c'è bisogno di muoversi soltanto a livello legislativo. Ci vuole una dimensione diversa, ci vuole una dimensione politica, ci vuole una dimensione etica, ci vogliono delle persone. Ecco, da questo punto di vista, faccio per dire, il Board of Governors della BBC è nominato su proposta del Ministro dell'Interno, però, voglio dire, sono le convinzioni che stanno alla base di certe scelte e che trovano, secondo me, nell'esempio di Bernabei un, come dire, un paradigma in qualche maniera anche di comportamento da questo punto di vista. Quindi, per far germogliare e fiorire di più il pluralismo dell'informazione, anche quello interno al servizio pubblico, ci vogliono queste intuizioni. E le intuizioni di Bernabei, da questo punto di vista, sono andate anche al di là del servizio pubblico, perché quando si è cominciata a intravedere all'orizzonte la stagione della convergenza multimediale, e quindi
della differenza, diciamo, della fame di contenuti che questo avrebbe comportato, ecco che lui si è attrezzato per, attraverso la fondazione della Lux Vide, ma prima ancora che ci si arrivasse alla convergenza multimediale, alcuni anni prima, si è attrezzato perché tutto questo potesse riempire di migliori contenuti all'altezza, perché non basta aumentare dal punto di vista tecnico la disponibilità, lo vediamo col digitale, quanti canali abbiamo e la qualità della programmazione, vogliamo parlarne. Ecco, da questo punto di vista l'intuizione secondo me è stata anche questo, quindi una visione, una capacità di visione di lungo periodo, ecco, di lungo periodo. Questo credo che noi dovremmo recuperarlo non solo nella televisione, non solo nell'informazione, ma più in generale nella vita pubblica del nostro paese, la capacità di come dire, guardare più in là della punta del proprio naso, perché delle volte mi pare che invece la tendenza oggi sia tendenzialmente questa. Ecco, chiudo su questo punto, se mi viene, tornando alla politica, quando si cita quell'aforisma attribuito a De Gasperi, ma che in realtà fa capo a uno statunitense, Clark, quando dice un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista pensa alle prossime generazioni, ecco, io credo che l'atteggiamento rispetto alla vita pubblica di Bernabei fosse, senza stare a fare troppe dichiarazioni, ma fosse essenzialmente questo. Grazie, grazie professore. Allora io approfitto che vedo l'audio, ecco, Monsignor Simoni, mi sente? Mi sente Monsignore? Sì, ecco, allora devo fare la domanda, nel senso che con Ettore Bernabei, che nel 56 viene chiamato a Roma, mi sente, vero? Sì, probabilmente Amintore Fanfani aveva in mente un progetto, il progetto di costituire il Partito dei Cattolici. Ecco, volevo avere il suo contributo, il suo parere in proposito, visto che comunque lei ha fatto delle dichiarazioni in tal senso, l'ingresso dei cattolici nella vita politica italiana di recente. Riesci a sentire? Prendi la parola. Natalino, sì, ci sei? Natalino? Hai sentito tu? Sì, sì, ci sentiamo. Ecco. Bene, avete sentito posso la domanda? Prendere la parola io? Certo, sì, deve prendere la parola lei, forza. Allora, intanto do la buonasera ai fratesi e a tutti coloro che sono intervenuti, dall'autore del libro a Tigolo di Bernabei, molto, molto volentieri, con molta cordialità. Io devo dire subito che mi sono meravigliato di essere stato invitato a questo incontro di presentazione del libro sui diari di Bernabei. Mi sono meravigliato perché la mia testimonianza non può essere che molto limitata. Io non ho conosciuto Bernabei lungo il corso della sua vita e della mia vita, se non a sprazzi, se non per sentito dire, se non per leggerlo quando scriveva sul Giornale del Mattino e sul Popolo. Ma per la verità, ecco, dico che la mia testimonianza può portare un contributo per illustrare un po' la sua testimonianza di grandissimo valore, di grandissima portata. E qual è la sua testimonianza? Quella che io ho colto conoscendolo, incontrandolo, avendo il piacere e la gioia di essere stato in contatto con lui almeno in un certo momento tra la fine degli anni 2000, gli anni 2010. Qual è stata? Io credo che c'è una costante nella vita, nell'opera paria da giornalista, direttore della RAI, a uomo ombra della Democrazia Cristiana, come si diceva, c'è una costante ed è quella chiarissima, a mio avviso,
che si ritrova nel Bernabei giornalista, nel Bernabei di Fanfani, di La Pira e grande collaboratore di Fanfani, e come nel Bernabei al vertice di società come la RAI e come la Stette, eccetera, eccetera, e come nel Bernabei poi ultimo la Lux Vide della sua casa cinematografica che ha fondato con i figli. Ed è che la sua preoccupazione dominante, espressione del suo cuore, della sua anima, della sua visione delle cose, della sua fede, posso dire senz'altro, è la convinzione che l'assenza o la debolezza o la mediocrità dell'ispirazione cristiana nella vita sociale, politica e culturale, mass mediale, è un grosso pericolo che corre dalla civiltà contemporanea. Senza l'apporto della fede e dell'ispirazione che la fede cristiana dà, il mondo si imbarbarisce. È fatalmente chiamato e votato ad imbarbarirsi. Io credo che sia stata questa proprio la sua preoccupazione dominante, che spiega il Bernabei giornalista, il Bernabei preoccupato di seguire le vicende della DC dall'interno di questo partito, il Bernabei che si irritava quando vedeva una testimonianza mediocre dell'impegno politico dei cattolici, non talmente autorevole da essere alternativo a certe potenze di tipo economico e politico, come il Bernabei della Lux Vide, perché ha dato vita ad una casa cinematografica, perché si è tanto preoccupato di una attività massmediale cinematografica, perché era preoccupato che non solo la politica, ma prima ancora della politica, la cultura diffusa, trovasse i canali per far sentire l'influsso dell'ispirazione cristiana. Dell'ispirazione cristiana nel senso più completo, sulle idee, sui progetti, sulla cultura, sul costume. Era convinto di questo. E questo credo abbia costituito l'anima profonda di tutti i suoi impegni, dal giornalismo alla fondazione di una società cinematografica. Questo lo posso testimoniare perché appunto io l'ho conosciuto da questo punto di vista particolarmente. E non l'ho conosciuto soltanto ora leggendo questo libro molto interessante appunto che in questi giorni ho potuto pure in fretta non solo sfogliarlo ma veramente leggerlo. Ma dall'incontro che ho avuto con lui e da una certa riflessione che da questo incontro ho potuto fare su di lui, sulla sua vita, sulla sua opera, sulla sua testimonianza. E io ricordo bene un incontro che ebbi con lui in sede della Conferenza Episcopale Italiana intorno tra il 2005 e il 2010, mi pare, nell'ambito della CEI, da parte della segreteria della Conferenza Episcopale, erano stati organizzati degli incontri un po' particolari con esperti di vario genere e in uno di questi incontri c'ero anch'io. Mi avevano invitato perché sapevano che da sempre mi sono interessato un po' dell'impegno politico dei cattolici e mi ricordo che quando parlò Bernabei con il suo linguaggio molto fighettino, anche ingegnoso e pittoresco talvolta, badava ad insistere su questo rivolto ai vescovi e rivolto ai sacerdoti. Guardate, se avete dei giovani, e spero che li avete, che li abbiate, esortatemi non a fare soltanto gli studi tecnici, come potrebbe essere la via più facile, magari per guadagnare, per collocarsi nella società in maniera soddisfacente. Cercate di indirizzarli anche a studi umanistici, a studi soprattutto massmediali, perché su questo fronte, ricordo che in maniera fiorita sosteneva queste idee, su questo fronte che oggi si può
irradiare l'ispirazione cristiana nell'ambito della società come anima delle cose nuove. Mi ricordo una sua battuta alla Fiorentina: non spingete soltanto agli studi tecnici, che faranno poi a mettere le bunnette con queste parole un po' pittoresche. Devono cercare di essere pronti a fare la loro parte nell'ambito della cultura massmediale, particolarmente perché è quello il canale principale della diffusione di idee favorevoli o meno all'ispirazione cristiana della società e della cultura e della vita sociale in generale. E questo mi pare che sia stata la sua anima da quando giovane è stato chiamato a dirigere il giornale del Mattino, amico di La Pira, poi sempre più legato a Fanfani, alter ego Fanfani, e i diari lo dimostrano benissimo, insomma, la sua polemica con chi era, sia con quelle che chiamava le forze del padronato non sensibile a un'ispirazione di fede, sensibile soltanto a accumulare guadagni, ecco, e potere che potesse influire anche sulla politica. E questo, la sua polemica in favore di una politica a favore dei poveri, a favore delle classi meno abbienti, a favore della pace, a favore del dialogo fra le culture e le civiltà, trovava la sua ispirazione proprio nella sua fede cristiana, e per questo era diventato anche in certi momenti molto intransigente, molto duro. A proposito dei giudizi sfrazzanti di Bernabei su quello o quell'altro esponente della vita politica e della vita politica democristiana, certo, coloro che appartengono a famiglie diverse o che avessero amicizie diverse anche sul piano politico, probabilmente sarebbero stati più comprensivi di lui nella posizione, circa la posizione degli altri avversari di Fanfani o diversi da Fanfani. La voce di Bernabei è una voce autorevolissima, certo è una voce. Io leggerei volentieri magari dei diari fatti da persone amiche o dagli stessi politici che con Fanfani non collimavano tanto. Ecco, cioè la verità si fa attraverso il confronto fra testimonianze diverse. Ecco, la situazione ci porta a giudicare. Deve ascoltare tutte le voci, ecco, io credo, ma non c'è dubbio, però voglio dire, mi preme di dire che quello che animava Bernabei anche nelle sue polemiche, anche nelle sue rabbie, che ogni tanto trasudano dal racconto delle sue pagine di diario, era di fondo questa ispirazione cristiana sul piano sociale come sul piano culturale che a lui premeva e per la quale lui era impegnato. Sia a pensare, che a scrivere, che a consigliare, che a dialogare, che a tessere rapporti fra l'una e l'altra persona, l'uno e l'altro politico, l'una e l'altra sponda del mondo che via via lui conosceva e in cui si sentiva corresponsabile. Io credo questo possa essere il riassunto della mia testimonianza, e mi ricordo che a lui premeva che ci fosse un prete, magari un vescovo, che si occupava di cultura e di politica, perché appunto se qualcosa poteva rimproverare anche agli altri vescovi, agli altri preti, o a vescovi e preti che si sentivano lontani da questo mondo della politica e della cultura, era proprio questo. E fu così che in uno di quegli incontri poi si parlò, se mi ricordo, si ragionava ed ebbe la bontà anche io la gioia di andare a pranzo con lui in casa sua. Poi non l'ho più rivisto, anche se ho continuato a seguirlo. Ed ora io sono contento di poter dare semplicissimamente, proprio in maniera molto ristretta, questa testimonianza di stima verso di lui. Il grande stima verso di lui, credo che sia uno dei personaggi più importanti della storia politica e culturale italiana, non c'è dubbio. Ecco. E la sua fondazione, dopo essersi occupato del giornalismo, di politica, di direzione delle grandi società parastatali, insomma,
aver avuto cariche così importanti e così influenti nell'ambito della società e della politica italiana è coerente con l'ultima sua fondazione. Non si occupava più di politica, ma aveva capito che la politica è influenzata a sua volta dalla cultura, e la cultura passa molto le idee, cioè le preferenze, le simpatie, le opzioni spirituali e morali passano molto attraverso i canali della comunicazione, anche della comunicazione cinematografica. Io rendo omaggio a lui proprio per questo, ecco, perché è stato un testimone pulito, semplice, impegnato, coerente, e la testimonianza cristiana nella vita politica e culturale. Grazie. Non c'è dubbio su questo. Ripeto, sui suoi giudizi su questo o quell'altra persona, su questo o quell'altro politico, su questa o quell'altra situazione si possono discutere. Ripeto, io oltre il diario di lui leggerei volentieri altri diari, magari che parlano di Andreotti, che parlano di Rumor, che parlano di Cossiga, perché il confronto delle esperienze fa sempre bene, fa sempre bene. Ma anche in questa sua passione per quei politici che erano suoi amici, con cui lui concordava di più, è sempre stato, anche in questo, ecco, mai cattivo, nel senso della parola, mai parziale, mai litigioso, nel senso sciocco del termine, sempre un grande cristiano che in ogni circostanza, credo in ogni rapporto, tutti lo potranno dire, è stato davvero coerente con la sua fede. Grazie, io Giovanni. Non posso dire altro perché non l'ho conosciuto di più, ma sono contento di essere qui e di rendere questo piccolissimo omaggio, molto, molto limitato, ma molto convinto e sincero. Grazie, Monsignor Simoni. Giovanni, ho visto che hai alzato la mano, vuoi commentare questa bellissima testimonianza? No, volevo soprattutto ringraziare il Vescovo, perché mi riconosco ovviamente in tante di quelle cose che ha detto. È stato molto molto incisivo e veramente ha tracciato una serie di evidenti per noi della famiglia cose che forse durante la sua vita non sono state percepite dai più, e soprattutto questo suo impegno cristiano fervente si è riversato sicuramente su di noi, ma sicuramente su tanti, soprattutto giovani. Calcolate che voi dovete sapere che fino a un anno prima della sua morte lui ha portato avanti dei gruppi di formazione per giovani studenti universitari che dovevano affacciarsi al mondo del lavoro, ma con un imprinting cristiano, ma con una formazione e uno studio sempre molto rivolto appunto a quello che diceva il Vescovo delle materie umanistiche, su cui lui si è battuto, si è battuto e ha avuto la visione. Molti davano del visionario a Lapina, ma anche il Babbo è stato un visionario, perché la sua tendenza alle non solo attività televisive, ma anche al mondo dei mass media a 360 gradi, lo ha portato addirittura ad essere nella sua società, la Lucid, dove anch'io lavoro, una delle prime società in Europa a produrre fiction girate in digitale, cosa che 12 anni fa ancora era una veramente straordinaria tecnologia. Grazie. Giovanni, grazie Monsignor Simoni. Io non so, lei rimane in collegamento, poi quando noi siamo qui, quindi se vuole intervenire
l'ascoltiamo. Quindi il ritratto che viene fuori di Ettore Bernabei è un ritratto meraviglioso a 360 gradi, qualsiasi cosa abbia fatto ha lasciato l'impronta importante. Forse per questo motivo, Piero, hai chiamato il libro Il primato della politica, cioè per specificare che quella era la politica, oggi com'è invece? Se, perché il primato della politica? Ora, riferendomi all'intervento di Leonardo Bianchi e a quello che diceva anche Monsignor Simoni, volevo dirvi una cosa, forse non sa neanche Gianni, perché è uno scoop. Perché è un passaggio dei diari che fanno parte di questa raccolta, ed è l'incontro fra Bernabei e Berlusconi sulla televisione. La cosa veramente interessante è che Bernabei espone il suo concetto di televisione a Berlusconi. E il concetto di televisione di Bernabei è: la gente deve andare a dormire arricchita e serena, cosa che, dice Bernabei a Berlusconi, non avviene con un certo tipo di televisione, viene fatto in quel momento. Ora Berlusconi dice tace, e lo sconcerto che lui nota su volte Berlusconi viene raccontato, espresso in maniera molto divertente in questi diari che poi in futuro saranno pubblicati, insomma, ma è un passaggio che forse Gianni non ha ancora letto, ma che leggerà, perché le trascrizioni dei diari dal 2007-2016 vengono fatte, ora siamo al 2010, vengono inviate alla famiglia perché possa leggerli più tranquillamente che andare a decifrare il manoscritto, diciamo, la scrittura, che non è facile. Dicevi, scusami... Quindi il primato della politica è il perché? Primato della politica. Perché questo titolo? Il titolo è venuto di getto, non so, l'editore, il direttore editoriale di Marsilio, ho buttato giù questo, l'ha accettato immediatamente fino dal primo giorno, dal primo incontro. Ma perché il primato della politica? È semplicemente la sorpresa di cercare nei diari di Bernabei le storie della RAI, non so, le gemelle Kessler, faccio per dire, quelle poi si vedono in televisione tutti i giorni quando si parla della RAI di quei tempi, oppure le storie, le battaglie interne, che sono, ci sono degli episodi relativi alla televisione, ma ecco il punto, sono tutti riferiti, diciamo, alla caratteristica, al contesto politico su cui hanno un impatto. Per esempio l'incontro con Togliatti, anche questa è una delle pagine più interessanti, l'incontro con Togliatti per stabilire le tribune politiche, quanto parlare, chi parla, chi non parla. Poi ci saranno incontri anche con Pajetta, che era il rappresentante, ecco, che era quello che, diciamo, doveva spaccare, come si dice oggi, il video nelle tribune politiche. Allora, leggendo il diario, ho capito perché il primato della politica, perché quello che conta, al di là della sua capacità professionale, dell'essere un grande organizzatore, un grande, soprattutto uno che sapeva scegliere bene, come dicevate, i suoi collaboratori, da Umberto Eco a Enzo Biagi, si può fare bellissimo elenco, a Giovanni Minoli, a tanti altri grandi giornalisti scelti da lui in base, certo, a un discorso di pluralismo, ed è qui ha ragione Leonardo, e lui è l'inventore del pluralismo televisivo, ma dovevano essere di altissima qualità, perché se no non veniva. E dunque il fatto che non si legga quasi niente delle storie della RAI e delle storie dell'Italstat, che troverete, certo, in un libro che si intitola L'uomo di fiducia, fatto da Ettore Bernabei con Giorgio Dell'Arti, lì troverete queste storie, questi particolari, eccetera, ma si parla esclusivamente del meccanismo politico, della battaglia ideale, dell'incontro fra tanti interessi diversi che poi si riflettevano nelle scelte immediate, ma non è questo l'obiettivo dell'esercizio di anni. Simone Mangani, primato della politica, ecco, la domanda la faccio adesso a te, nel senso che si sente la mancanza di quel tipo di politica oggi, insomma, veniamo da un biennio, inutile che lo diciamo, insomma, il Covid, tutto quello che c'è, insomma, però comunque la politica ultimamente, insomma, non ha dato proprio una bella immagine, insomma, ci sono state tante situazioni
a livello politico molto strane, insomma, quindi si sente un po' dal tuo punto di vista, che poi sei un politico e vive poi una realtà come quella di Prato, che è comunque una città estremamente vivace anche. Cosa puoi dirci su questo? Allora, sono un amministratore. Sì, certo, un amministratore fa politica. Però, no, ma lo dico senza nessuna forma di understatement, è semplicemente la verità. Rispetto alla condizione soggettiva. Prima, nell'introduzione dicevo, sembra di attualità rispetto non soltanto alla biografia di Ettore Bernabei, ma al momento che stiamo vivendo. Faccio un inciso molto breve. 5 anni fa eravamo tutti dentro il regime dell'austerity. Ora siamo in una fase completamente diversa per una decisione che è stata politica di tutta l'Unione Europea, che ha invertito completamente la rotta dicendo ora siamo in un momento in cui l'austerità dobbiamo mettere da parte e facciamo un piano straordinario di investimenti come l'Unione Europea non ha mai avuto in vita sua, perché siamo passati attraverso la pandemia. Abbiamo invertito il corso della globalizzazione? No. Siamo in un periodo diverso dal punto di vista dell'equilibrio tra il potere economico e quello finanziario e quello politico strettamente inteso? No. Però la politica ha deciso di cambiare completamente o quasi completamente rotta rispetto a pochi anni fa, quando sembrava un dogma dal pareggio di bilancio messo in Costituzione in giù, a Monti che defenestra Berlusconi, ovviamente con il placito del Parlamento, attraverso una messa in mora da parte delle istituzioni europee su basi alla fine di governo economico del nostro paese. Quindi direi che è un titolo di attualità, ma mi permetto di dire che è un titolo che fa riferimento non soltanto alla biografia di Ettore Bernabei, ma al periodo in cui Ettore Bernabei ha vissuto. Io sono nato, scusate la parentesi, ma è semplicemente per contestualizzarlo. Quando non avevo ancora 16 anni, il muro di Berlino è venuto giù. Quando non avevo ancora 18, si è dissolta l'Unione Sovietica. A 18 anni e 3 mesi, il 17 di febbraio 1992, inizia a venire giù la cosiddetta Prima Repubblica con l'arresto di Mario Chiesa e con quella definizione di Craxi, di Mariuolo, a quello che era l'amministratore del più albergo Tribuzio, se ricordo bene, esponente del Partito Socialista. Quando Bernabei fa politica, attraverso i suoi ruoli, evidentemente politica, anche se in una condizione diversa dal primo piano, io mi sono segnato un po' di nomi. Abbiamo da La Pira, Dossetti, Fanfani, Moro, poi potrebbe continuare, Andreotti, Zaccagnini, Piccoli, Forlani, poi avrei arrivare fino alla fase conclusiva della DC con De Mita o lo stesso Pomicino, Scotti o quelli che a mente potrei ricordarmi. In una fase comunque durata dal secondo dopoguerra in cui il partito di cui faceva parte Bernabei si identificava per alcuni in modo evidentemente deteriore, per altri invece in modo del tutto virtuoso o comunque potenzialmente molto virtuoso con lo Stato. Lo dico come se in senso tecnico, non sto dando un giudizio di valore in questo momento. La DC era quella che Pansa, vado a memoria, definisce balena bianca, capace di contenere al suo interno tutto, ma era quel partito che aveva ricostruito l'Italia successivamente al secondo dopoguerra in un contesto internazionale che impediva fortunatamente un'alternanza di governo nel nostro paese e che era caratterizzata da un'esperienza talmente forte, talmente probante, talmente formativa da ingenerare poi quell'elenco che ho fatto molto brevemente, che potrebbe essere allungato per altre decine di nomi, di persone che si sono identificate con il governo del paese, con la sua fase migliore, con le sue fasi anche più critiche, e che hanno evidentemente incarnato il primato della politica per decenni. Un primato che era incontestato, incontestabile, in un mondo, il nostro, la parte di cui facevamo parte, al di qua della cortina di ferro, che era sostanzialmente bloccato. Non lo dico per sminuire quel primato della politica di cui figure come quella di Bernabei sono stati esponenti di grandissimo rilievo, lo dico per provare, dal mio modestissimo punto di vista, a dare una lettura un po' più attuale. C'è un elemento di formazione, un elemento che differenzia l'attuale classe dirigente del paese da quella del secondo dopoguerra,
fortunatamente nessuno dell'attuale sedicente del partito del paese ha passato un secondo dopoguerra. Non c'è stato quel passaggio che è stato fondamentale nel suo essere tragico e drammatico per dare una svolta successiva al nostro paese. E oltre a questo è accaduto un altro piccolo particolare, cioè che negli ultimi 30 anni è venuto giù il meccanismo di formazione più ampio e più compiuto della classe dirigente politica, che si è accompagnato, scusate l'analisi un po' all'ingrosso, per me mi permette di essere veramente grossolano, ma i tempi e i miei mezzi sono quelli che sono, che si è accompagnato alla preponderanza e all'esuberanza incontenibile della presenza dell'economia e successivamente della finanza nei meccanismi decisionali più importanti per la vita di ciascuno di noi, a partire dal momento in cui la globalizzazione ha cominciato a prendere effettivamente forma. Anche qui non sto dicendo che la globalizzazione è il male dei mali, perché ha tirato fuori centinaia di milioni di persone dalla povertà in un paese prima di tutti gli altri, senza fare nome e cognome, nella Repubblica Popolare Cinese alla fine questo è accaduto con una decisione in quel caso politica, perché si è iniziato dicendo andate, arricchitevi, mi sembra che fosse questa grosso modo la frase di Deng degli anni 70-80. Quindi c'è da un lato una qualità umana indiscutibile con la quale confrontarsi è estremamente complicato per chi ha un ruolo politico. Dall'altro c'è un contesto di riferimento che è evidentemente molto diverso, dall'altro c'è un meccanismo di selezione, di formazione che è sempre più accompagnato da una forma selettiva e anche segregante. Se negli anni 60 e 70, forse ancora negli anni successivi, esisteva un meccanismo di ascensore sociale ma anche politico, era garantito sostanzialmente dal pubblico, dal potere pubblico, oggi accade, faccio un salto mortale ma probabilmente non è così fuori registro, che se si passa dalle università da 50.000 euro l'anno si riesce ad assumere dei ruoli, altrimenti si diventa una parte della massa al di là del merito. E poi arriva fortunatamente qualcuno che è dimenticato per decenni, se non dalla propria comunità di riferimento, come il professor Parisi, vince il Nobel, e tutti ci ricordiamo che l'università pubblica in Italia è un elemento fondamentale, ha fatto crescere il nostro paese. Quindi io provo un senso di paradossale invidia, perché in realtà ognuno ama vivere il proprio tempo, rispetto al fatto di aver potuto beneficiare della compagnia, della solidarietà, magari anche della dialettica, di persone della levatura di quelli che ho nominato prima, che sono però il frutto del loro tempo. Noi siamo, ai noi, il frutto del nostro, che non è evidentemente di quel livello. Nell'87, se ricordo bene, che viva la memoria, avevo 13 anni e mezzo, non votavo, per la prima volta entra un signore in Parlamento, poi sarà famoso per essere uno dei primi parlamentari sempre in canottiera, quando poi negli anni 60 o 50 i segretari di partito si facevano ritrarre, non so se sia meglio o peggio, anche questo è un dato di fatto, in grisaglia, in riva al mare. E quindi c'è un cambiamento. Oggi siamo in una fase che non è evidentemente quella, ma che è segnata dall'evidenza che, se vuole, la politica riesce a riemergere in qualche modo e a dare il segno della possibilità di essere in grado di individuare una direzione diversa da quella di marcia, e in alcune frangenti può sembrare necessitata, ma necessitata in effetti non è mai. Grazie Assessore. Prima di concludere la serata, io volevo chiedere a Piero, Ettore Bernabei lascia a un certo punto la RAI nel 74, nel 70 comunque cominciano già nel 69 i primi momenti di tensione insomma in Italia, ma Bernabei dal 74 poi al 91 ha un altro ruolo importante, diventa manager dell'Italstat, presidente insomma di questa importantissima multinazionale, quindi lui diciamo non è più il comunicatore di una volta, però intanto l'Italia sembra affondare sotto i colpi del terrorismo, brigatisti rossi, insomma i vari attentati eccetera,
Ecco, Bernabé però non c'è più in certo qual modo, nel senso che non gestisce più la comunicazione e ha un ruolo importantissimo, però da un punto di vista prettamente economico, cioè non amministrativista, insomma, non ha più insomma, la comunicazione, però ha un ruolo fondamentale, perché poi dopo, nonostante diciamo, non sia più ai vertici della RAI, però l'Italia ha ancora bisogno di Ettore Bernabé. Lo ritroviamo, per esempio, non soltanto, soprattutto nell'ultimo periodo col delitto Moro, cioè con il rapimento di Aldo Moro, e dove c'è sono importanti colloqui che vengono fatti anche a casa di Ettore Bernabé, e quindi insomma parliamo di questa cosa, insomma, perché poi si parla tanto del delitto di Moro, anche ultimamente se ne è parlato, però poi effettivamente si sa ancora poco. Il ruolo di Ettore Bernabé, che poi emerge dalle carte, anche se comunque diciamo che su certe cose, tipo il delitto Moro, caso Mattei, non c'è quell'approfondimento che uno si aspetterebbe da un giornalista, cioè è quasi come se una cosa lo guarda questo avvenimento in maniera molto distaccata. Ora è acceso, sì. No, volevo dire, sì, nel caso, ecco, ci sono alcuni eventi molto traumatici, insomma, in questo periodo che viene raccontato nei diari, come la morte di Enrico Mattei, come l'attentato a Giovanni Paolo II, eccetera. Però, diciamo, questo io lo attribuisco al fatto che lui in qualche modo si metta solo un giudizio generale sulla situazione e non cerchi di approfondire questi aspetti, questi eventi così traumatici. Io lo attribuisco al fatto che per me riguarda la sua professionalità di giornalista, perché io la vedo anche da questo punto di vista, cioè non avendo documenti, testimonianze, sicurezze, lui non dà giudizi a così avventati, frutto di emotività o frutto di chiacchiere, diciamo, di retroscena o roba del genere. Ecco, io penso che questo fatto che lui non si soffermi più di tanto su alcuni fatti, secondo me rafforza quello che dice su altri, perché se dice su altri delle cose anche abbastanza forti, vuol dire che lì lui aveva anche aveva comunque qualche documento, testimonianza, una certezze, diciamo, che gli venivano da fatti concreti e non da discorsi o da retroscena, diciamo, di carattere così più giornalistico, deteriore. Ecco, questo è un punto essenziale. Invece, nel caso del sequestro Moro, lui ha un ruolo importante, perché la sua casa, che poi Gianni potrebbe aggiungere diverse cose, la sua casa che fin dall'inizio è stato un punto importantissimo di negoziati di livello internazionale, di altissimo livello internazionale, per esempio il periodo del Concilio Vaticano II, quando si preparava, Giovanni XXIII preparava il Concilio Vaticano II, tutte le trattative con i paesi comunisti perché permettessero ai vescovi cattolici dei paesi comunisti di recarsi al concilio si sono fatti a casa di Ettore Bernabé. Anche cioè, l'arcivescovo Mizzenti, l'arcivescovo di Budapest, che dopo la rivolta dell'Ungheria era nascosto, diciamo, si era riparato nell'ambasciata americana, anche il fatto di poter uscire, di poter venire a Roma, è tutto contrattato, negoziato in casa di Bernabé. Anche l'ultima fase del sequestro Moro registra questo tentativo fatto da Fanfani, che prima parla con Martelli, poi parlano con Craxi, di tentare di trovare una soluzione che non impegnasse direttamente lo Stato, ma che fosse di carattere umanitario, per riuscire a salvare la vita di Moro. E queste trattative, alle quali naturalmente partecipava, se non direttamente, anche la moglie di Moro, queste trattative avvenivano a casa di Ettore Bernabé, e lui le racconta con i particolari, ma siamo nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, e tutto poi finisce con l'uccisione di Moro.
Giovanni, hai un ricordo di quel periodo quando si riunivano da te a casa? Voi figli captavate qualcosa oppure insomma eravate abituati a questo andirivieni di personaggi così importanti per cui ma, non ci facevate caso? Beh, sicuramente è stato uno dei momenti in cui ci siamo resi conto che c'era qualcosa di diverso rispetto al passato. Avere in casa le fotocopie e le lettere di morte, vedere questo andirivieni di personaggi da Fanfani al Craxi a Martelli, sicuramente ci hanno portato a capire che c'era una personalità all'interno della nostra famiglia che muoveva in qualche modo non le sorti del paese, però sicuramente si batteva perché il paese potesse avere una presenza nazionale, a come si dice oggi gloca, perché riuscire a fare di tutto per liberare Moro e non esserci poi riuscito per un rotto della cuffia è stato sicuramente una grandezza, però ha portato a elevare la sua statura. E per, volevo anche, lasciatemi fare un piccolo elogio a Piero, perché noi siamo stati molto all'inizio alla ricerca di qualcuno che potesse prendere in mano questi diari. Ci siamo trovati con una persona che ha conosciuto il babbo e soprattutto il babbo di Piero lo aveva conosciuto ancora meglio, ma il fatto di interpretare lo scritto del babbo e fare quello che io considero né un romanzo né un saggio, ma entrambi, è stato veramente il grande pregio di Piero, gli sono grato, anche perché poi tra noi due è nata veramente una solida amicizia. E nelle tante interlocuzioni telefoniche, nelle tante presentazioni che abbiamo fatto e che faremo, ci siamo trovati subito a nostro agio e quindi lo ringrazio tanto di questo. Grazie Giovanni, grazie. Siamo in conclusione, un ultimo contributo da parte del professor Bianchi, allora su Ettore Bernabei. Sì, grazie, davvero alcune cose sono, cioè molte cose sono state già dette. Io appunto sono molto d'accordo con quello che diceva prima Piero, insomma, ecco che anche la, come dire, La posizione di Bernabei sulla televisione è legata molto al valore politico, no, di questo mezzo. Basti pensare, ora uno dei capitoli, ecco non se ne è parlato, però diciamo uno dei capitoli cui viene dedicato ampio spazio, per esempio, è tutta la stagione del referendum sul divorzio, il primo referendum abrogativo, quindi diciamo molto impegnativo dal punto di vista sia politico sia della comunicazione. Ma mi pare che la caratteristica che più in generale ha avuto Bernabei nelle diverse fasi della sua vita, io ho avuto modo di ascoltarlo in due o tre occasioni, in qualche caso pubblica, in qualche caso mi ricordo un incontro interessantissimo che fece, diciamo, organizzato da Don Carlo Zaccaro a Villa Guicciardini, in cui proprio queste cose che si diceva prima sulla formazione umanistica venivano, le diceva esplicita, proprio quello dello stringere le viti, eccetera, eccetera, che secondo me è molto interessante e c'è anche una componente un po' di provocazione, probabilmente, perché non è che un direttore generale della RAI ignori quali sono, quali sia l'importanza della tecnica, è come ti poni rispetto alla tecnica. Questo è il punto, credo, fondamentale, che
ci porta, diciamo, al protagonismo dell'uomo anche nei confronti della tecnica, cosa che noi dobbiamo recuperare, questo dobbiamo recuperare, a questo credo che in qualche maniera ci esortasse con questa osservazione. Ecco, io vedo che lui ha saputo, come dire, nel corso della sua vita politica e professionale, collocarsi nei settori strategici dove si costruiva il sistema paese. Questo è il punto. E questo è una scelta importante, cioè identificare tempo per tempo i settori strategici e dire qualche volta anche dei no, perché qualche volta anche dai diari viene fuori, non è che ha detto sempre sì a tutto, insomma. Ecco, doveva capire non solo se gli era congeniale, ma anche se in qualche maniera era il tempo giusto. Quindi uno stratega, direi, un sarto della politica, ma anche uno stratega. Ora mi viene in mente quell'espressione, così, diciamo, così, diciamo per sorridere, che usava Pansa in Carte false quando parlava del von Molke del Bismarck di Pieve Santostefano, no? Richiamando il rapporto con Fanfani. Però, diciamo, al di là dell'ironia di Pansa, eccetera, però von Molke è un grandissimo stratega, è stato un grandissimo stratega. Credo che in qualche maniera ci fosse anche l'ammirazione per il personaggio. Ecco, io credo, perché ecco, un costituzionalista, diciamo, si interessa di queste cose? Prima si è parlato della Prima Repubblica. Io credo che questo lavoro, che anche attraverso Acton, ma più in generale, diciamo, attraverso il recupero della memoria, anche, diciamo, attraverso il backstage, potrei dire così, della politica, no? Ricordo un libro interessante che fu presentato alcuni anni fa anche allo Stens sulla comunità del Porcellino, quando si faceva la Costituzione, cioè, credo che servano proprio a questo, cioè a richiamare la nostra attenzione sul fatto, su quella che Costantino Mortati chiamava la Costituzione in senso materiale, cioè come la risultante delle concezioni istituzionali e sociali condivise in un certo momento storico e dei fini e dei valori fondamentali su cui le principali forze politiche convergono. Ecco, io credo che al centro di questo nodo si collocano proprio diari come quelli di Bernabei, libri come quello di Piero Meucci, che ci riescono a far capire proprio questo, diciamo, perché poi la Costituzione, Calamandrei diceva, non è un pezzo di carta, se lo lasci cadere va in terra, invece bisogna sostenerla, e allora quei contenuti bisogna ricercarli, renderli operativi effettivamente, e allora a questo punto diventa un elemento davvero condiviso come legge fondamentale della Repubblica per una intera comunità. Ecco, io credo che questo anche nello stile, per come risulta da questi diari di Ettore Bernabei, sia presente, perché prima ho citato il caso, mi è venuto in mente questa definizione del sarto, perché mi sembrava proprio così, ma non solo sul piano della politica interna, anche sul piano della politica internazionale, voglio dire, ha fatto missioni negli Stati Uniti, in Russia, lo ricordavi prima tu. Ecco, emerge con grande importanza tutto questo. Quindi questo progetto di manutenzione costituzionale che dà senso e capacità espansiva ai principi, alle norme, alle prassi, io credo che sia molto importante questo. Anche, e questo, diciamo, è il tratto tipico rispetto ad altri casi di Bernabei, il valore essenzialmente spirituale che si collega a questo, perché questo emerge, diciamo, in maniera netta, in maniera da laico, però emerge in maniera molto netta, secondo me, questa attenzione alla dimensione spirituale, ma sempre in una logica non del, come dire, cattolico da tappetino, tanto per capirci, ma in una
logica diversa. Anche prima si citava il rapporto con gli ecclesiastici. Ecco, tra questi, visto che siamo a Prato, insomma, un omaggio al genius loci, no, insomma, voglio dire, c'è Bartoletti, che è originario qui vicino, con cui aveva un rapporto molto intenso, proprio negli anni 70, ma anche da prima, e poi, secondo me, lo dicevo prima a Piero, quello che in qualche maniera sembra quasi il pendant presso la Santa Sede, che è Giovanni Benelli. Giovanni Benelli, che viene appunto nativo di Vernio, quindi, e da lì si vede bene che... Si vede bene anche, secondo me, da quello che risulta dai diari, per come li ricostruisci tu, come dire, una distinzione dei ruoli, una chiarezza nella distinzione dei ruoli, una convergenza nella distinzione dei ruoli. Come dire, come se l'articolo 7, che viene spesso citato, brandito come emblema del laicismo, illuminasse questo tipo di rapporti, in qualche maniera, no? La distinzione tra lo Stato e la Santa Sede. Ecco, io credo che questo sia importante, questa testimonianza, questo Bernabei sarto della politica, questo Bernabei stratega della politica, oltre a farci, insomma, minacci su tante cose, parlare del referendum, la formazione dei governi, la crisi dei governi, tutta la, secondo me, per me è stato interessantissimo tutta la ricostruzione appunto dei governi Andreotti, quello della non sfiducia, la solidarietà nazionale, tutto quanto secondo me è molto interessante proprio da questo, ti fa vedere delle facce del prisma che se no non vedresti, e se quelle facce le tieni coperte, poi alla fine ti manca una parte per comprendere diciamo la realtà politico-istituzionale. Ecco, tutto questo però rimanda, secondo me, anche a una concezione del diritto non come un comando che si impone su una platea di destinatari passivi, ma come ordinamento di una civiltà. Ecco, io credo che in questo senso un libro come questo, che dà testimonianza dei diari, quindi diciamo la testimonianza più intima in qualche maniera, di un personaggio come Ettore Bernabei, svolga un ruolo, diciamo, essenziale anche per oggi, anche per oggi. Quando lui, cioè io, nella logica della globalizzazione, secondo me, il messaggio che ci arriva dalla lettura storica di Bernabei ci dice parecchio, per come oggi io lo vedrei, si fa così, tanto per giocare se volete, ma impegnato sul fronte dei big data, dei big pharma, ecco, che sono appunto proprio il fronte su cui oggi la politica è chiamata a recuperare il primato, che sta perdendo, perché ormai gli scenari nazionali in qualche maniera sono, come dire, sempre impegnativi, ma non bastano, insomma, e probabilmente nemmeno quelli continentali. Grazie. Grazie professore. Volevo sapere se ci sono domande su... Ci sono dei... Allora, prima di chiudere... Sì, prego, prego. No, soltanto una battuta. Una su backstage, perché effettivamente quello che dice il professore è verissimo. Mi permetto di dire, è tanto più vero quanto più si accompagna invece alla perfetta intelligibilità del procedimento amministrativo e legislativo. Qua sono due cose che si compenetrano, la riservatezza della politica e l'assoluta leggibilità invece del percorso decisionale nel momento in cui viene formalizzato. Le due cose sono una la faccia dell'altra, e per noi che siamo quotidianamente, dico in questo caso come amministratori, sotto la lente di ingrandimento dei social e dei big data, per l'appunto, questi due elementi sono molto difficili da tenere assieme. L'altra cosa è una grandissima invidia per il lessico straordinario, perché la non sfiducia non la ricordavo, però è ancora più evocativa la non sfiducia, l'eufemismo per eccellenza, ancora più delle convergenze parallele, per cui Moro invece era passato alla storia, almeno per quelli della mia generazione. Quindi una grande ammirazione anche per l'uso della lingua italiana, oltre che per tutto il resto. Grazie. Allora, un'ultima domanda a Piero. Piero, che cosa hai come sorpresa per noi? Perché insomma abbiamo parlato prima
C'è qualche altra novità in cantiere? Sì, vai. No, perché mi riferivo proprio ai big data, cioè ora, questo è un tuffo nel passato, un ripercorrere della nostra storia. Adesso mi sto occupando dell'ascesa e della potenza Samsung nel mondo globale. Cioè, quindi come ha conquistato il mercato americano degli smartphone, insomma tutta roba, allora, diciamo, tornerai più a trovarci. Si guarda nel futuro e che più riguarda ora i politici, i giovani politici. Allora torni a trovarci. Ma quando sarà? Quando esce questo libro? Fine anno. A fine anno, sì. Va bene, allora possiamo invitarlo, vero assessore, a tornare qui, insomma, nella prossima edizione. Bene, se non ci sono domande, vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi questa sera. Salutiamo Piero Miucci, l'assessore Mangani, il professor Bianchi e Giovanni Bernabei, non so se è ancora qui con noi. Comunque, insomma, Giovanni, ti salutiamo. La prossima data c'è, cioè, Roma, vero, per la presentazione del libro. Ha avuto diverse presentazioni, la prossima sarà a Roma, alla LUISS, e quindi con questo, salutando Giovanni Bernabei, vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento, un buon fine settimana. Arrivederci a tutti. Grazie.